Ebbene ragazzi, eccoci qua, tornati su Minecraft. Oddio Teo, oddio, oddio Oddio, c'è un Teo. zombie, c'è un zombie, c'è un zombie. Zombie da DSD, porca Eva. Wow. Raga. Comunque posso dirti una roba. Posso dirvi una roba, raga. Quanto è bello le Minecraft Java. Con le shader, magari con una bella casa fatta. E col rumore. Con la mod, l'ambient sound 6. Troppo bello il rumore. Ti posso confermare Cioè, anch'io, sei qua. Teo. È una roba da non Sei perdere. tranquillo. Premi F1. Sei qua. Ah. Ti godi la vita. Signor, sì, signore! Vabbè. Ora mi brucio tra poco. Però questo mondo non è proprio bello per godersi la vita. Quindi allora direi di una roba. Dormiamo intanto. Perché se no ci puoi fare ne... Madonna santa, che Allora, succede? ogni volta. Ma che allora, ogni volta che vado a dormire, Questi ok, sono i crampi. ci sta un'entità, non so chi è, ok, che mi dà un pugno. Non l'ho aperta io la porta. Non L'ho l'ho aperta chiuso. io la porta. Vabbè. Ok. Vaffan... Ancora, oh, senti, mi sono rotto le palle. Andiamo di notte. Di no? Sarenhead, ci Sì. sono Sarenhead vicino. C'è sempre Sarenhead là. Ma perché Allora, sei nello proprio scorso vicino? episodio, facciamo Aspetta, secondo me è meglio che ce ne andiamo un po' di qua. Perché la scorsa volta che è arrivato così vicino, non era proprio bello. Quindi, seguimi, seguimi. Porca, ma ci stai seguendo? Visa di sì, però è lento. Non ho capito niente. No, 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 no. Che Allora, vuoi? Che vuoi? Sarene! ricapitoliamo cosa. Sarene! Allora, abbiamo fatto una bella casa, ok? Vero? Nella montagna, che prima volevamo fare una casa normale, però abbiamo pensato che pure fare dentro la montagna non è. Cioè, Non dentro quella era una delle specie di. Non migliori è. Non è. Non... Era una bella idea, ok? idee. Certo. E poi cosa abbiamo fatto? Boh. Abbiamo fatto tutto in ferro. Ok, c'è molte robe in ferro, c'è tutte robe in ferro, no? Ok. E poi abbiamo raccolto due diamanti. Quindi l'obiettivo del diamante l'abbiamo fatto. Adesso, secondo me, in questo episodio ci dobbiamo dare tre obiettivi. E l'ultimo dovrebbe essere l'obiettivo, diciamo, un po' finale per concludere questa piccola serie di due episodi. Oddio, io sento tremare lo schermo quando. Brio, perché? No, c'ho Perché paura. Porca c'è Sirenetic che mi. Orca troia, troia, guardalo! qua vicino! Spegni la torcia. Porca, porca, porca! Guardalo! Oh, l'ho colpito! No. Serenhead, 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 Serenhead. Quanto è Porca troia, porca troia. vicino! Oddio santo, Oh, nell'acqua! vieni, 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 segui, 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 segui. Oh, Addio, addio, amici, addio. porca troia. Io me ne sono andato in mare. In mezzo al Io mi mare. sono andato in mezzo a quella piccola voragine col lago in mezzo. Se Sarenetta dentro Madonna! Sarenetta dentro c'è Sarenetta bloccato. È bloccato, non riesce a uscire. Stavo scherzando. Porca t***a, ha visto! Perché mi ha fatto vedermi? E due Oh, ma palle. com'è? Ah! Oh! Madonna, cosa è scritto a caso cosa? Scritto caso poi. C'ho le palle, mi si è attivato il narratore. Il narratore, cioè chi racconta gli eventi, può essere un personaggio interno alla storia oppure esterno. Ogni roba che Porco. fa. Ah! Porca troia, pure Come vuoi, Drake? No, sono caduto, ma sei. Stop it. Get some help. Ma sei. Vuol dire 8 stufi. Ho preso la secchia di lava. Ok, ragazzi, siamo ritornati, porca Eva. Ah, boh, allora, se dite la verità, questa è la seconda volta che cominciamo. Solo che abbiamo avuto un po' di problemi con quel ric*** di Serenet. Quindi dobbiamo ricominciare l'episodio.
Vai, iniziamo bene l'episodio. Ah, ha detto entriamo dentro casa, perfetto, entriamo e adesso usciamo perché non c'è niente dentro. Esatto, educazione, diciamo, faccio la porta, abbiamo fatto accoglienza. Dobbiamo trovare tre altri obiettivi, diciamo, in questo episodio, perché nello scorso episodio abbiamo fatto i tre. Ok. Che ne dici? Cosa potremmo fare? Allora, tutto diamante non penso proprio. Ok, un po' di. Anzi, io penso proprio di sì, perché c'è un mob, un'entità che non abbiamo ancora visto. Fare tutte e due. Ok, dobbiamo prepararci bene perché le coordinate le dobbiamo sapere. Vedi qua, okay. Cosa so, vedi cosa faccio. La vedi? Tanta roba, Però una roba che dobbiamo fare, ok, è che quando stiamo per morire, ok, tu esci fuori le coordinate. Ferme tutte! Hai sotto segnale! Hai sotto segnale! Cosa? Arrosa, hai sotto segnale! Vito, non finì manco la prima elementare, non sapeva parlare italiano. Mucho paura, mucho paura. Mamma mia, mi sto pisciando i pantaloni. Sto pisciando i pantaloni. Allora, tutte le robe un po' più importanti le mettiamo nell'altra cassa. Okay. E qua, le mettiamo a destra, le mettiamo in basso a sinistra. Vabbè, questa la prendo magari e la mettiamo in altra cassa. Allora, faccio un po' di ordinazione. Maleducato. Voglio vedere le mostre che dicono, Che c'è, compa? Potter, guarda, Black Goku 3806, guardami. Dardo, guardami qua. Oddio, ma è un arco o una balestra? Una balestra, sì. Questa è una balestra. Oh my god, it's Albert Einstein! Come l'hai presa? Questo è un arco. Come l'hai presa? No, aspetta, fai tipo... Carica? Ma? Perché fa questo? Ah, è vero che questa... Dammi un attimo l'arco, guarda, ti faccio vedere. Ah, non l'ho visto in testa persona. Ecco perché. Lo so, questa roba qua fa così in quel mod che ho messo. Ok, diciamo che possiamo avventurarci nella caverna. Ma tu in quale caverna sei andato? Io ero andato in una caverna tipo che era in questa direzione, tipo qua. Però che avevo una T. Aia, mi ha colpito. Ah, diciamo, vuoi fare così? Allora, facciamo una roba. Dobbiamo trovare una bella caverna profonda. Io direi di cominciare da qua. Non lo so. Guarda qua sotto. Allora, quella l'ho vista, non c'è niente, sotto. Niente, mi sembra. Ho capito, però se ci avventuriamo un po' di più. Proviamo. Ma forse aspetta, c'hai un secchio d'acqua. Vuoi un secchio di lava? C'è pure un banco da lavoro. Posso dire onestamente, Teo, che voglio esplorare questa caverna è pari a quello di un ibratico che vuole fare concorrenza con un atleta. Quindi nel senso. Fidimi. Eh? Ti fidi di me? Tu utilizza le torce, io utilizzo l'acqua qua. Oh. No, stavo scherzando, pensavo che qua c'era altra roba. Invece! Vieni qua. Non è? Eccoti. E invece? C'è un po' di roba, c'è un po' di materiale. Mi dispiace, signore. C'è un cazzo poi. Sì, mi sa che non c'era più niente. Continua un po'. E qui la sombra la caverna. Sì, perché vedo sono salito. Qua è continuato. Yeah. Sì, continuo. Madonna santissima. Oh cazzo, guardo l'Enderman. Dov'è Enderman? Da me, vieni. Aspetta. Oh. Ecco sì. Siete un cazzo. Dovete... Aia, ma perché mi piace sempre a me lo scherzo? Ecco qua. Ok, ragazzi, dopo un po' di tempo siamo riusciti a ritornare qua. Ah, qui abbiamo proprio di ferro. Lava ce l'ho già, quindi ferro e oro siamo messi bene. Cioè, ora non tanto, ma... Comunque, io direi di ferro siamo messi abbastanza bene. Ah, boh, l'oro che ci serve. Deve avere l'oro. Dai. Che caverna è? Sei vicino a me, però stai vicino a me, non ti allontana troppo, che sennò... Lo so, il mio istinto di avventuriero... mi inganna. Oddio. Su dell'acqua. Allora, qua c'è un bel po' di ferro, però non so se ci serve tanto il ferro, quindi... Cioè, un po' sì, dabbè. un po' così anche lasciare. Per adesso non tanto. Yeah. Dabbè, continuiamo, questa caverna mi sta intrigando. Però
bene. Forse qua ci possiamo trovare i diamanti, eh. No. Ti ho detto che ti devi fidarti di me. Devo fidarmi, sì. Cioè, sei più esperto di me questo Java. Java sì. Vero. Diamanti. Oh, trovati. Due. Cioè, due. Per adesso ne vedo due, sì sì. Però andiamo a farci full staff, quindi. Non erano due, sì due. No? Cioè che fa sta canzone non mi piace. Un diamante! Ancora? Allora raccolgo, andiamo. Ah, vero che sta roba qua con i diamanti su Java? Pure su Bedrock immagino. Bisogna scavare molto intorno ai diamanti quando li trovi. Ti aiuto. Da volte funziona, cioè io tipo una volta ho dato tipo 5 diamanti di seguito. Ricordati sempre delle coordinate prima di morire. Ok, messo. Però poi lo vedete un cazzo. Dopo un altro diamante comunque. Io sempre le torce. Ah, sei incaricato una torce. Io sono la lucciola. Vero. Io sono la lucciola. Di grande. La lucciola di grande. Che va a mangiare la luce da un po' pappare la lucciola. Dopo per adesso la posso mettere pure io. Io quando scavo. Questo non mi piace. Non c'è qua, non c'è. Porca troia, eccole! Madonna di Dio! Guarda le coordinate! Vieni! Guardate! Teo! Ascale! Che troia! Ma se tu gli scrivi magari, no? Oppure non rispondi, perché continua a chiamare? Non ho capito. Cioè, ma ti ho mai continuato a chiamare? Ti chiamo una volta, dai, non ho detto mi sa. Vabbè, ma che è? Vai, va, no. Sì, ma fa culo. Oh, hai fatto la strada inversa. Va bene. Io ti arrabbio, che veloce. Ah, devo sacrificare... Sì, vai. È raro. Ah, vabbè, dammelo comunque. No! Ma che ti sembro povero? Grazie. Okay. C'è troppa gente da me, aspetta un attimo. Cerca di scappare qualche modo, Non ci sono la lava! Sapere e signor Teo sarà disposto per voi. Allora, nello scorso video mi sono già squadrato di cosa ho detto, tipo i 30 like, che facciamo? Ah, tipo una roba normale, una serie di Minecraft normale. Beh, sì. Diciamo, non normale, normale, però senza mod horror. Con le mod magari sì, però senza mod horror. Faremo proprio la vanilla come dei veri player che hanno... Ah, vanilla no, vanilla moddata. Esatto, vanilla moddata. Ok. Andiamo dove abbiamo visto la Siviana. Quello c'è, quello è normale, quello metteremo sempre, che sono, diciamo, la roba di Minecraft preferita. Ah, è vero, ci sta quella tecnica. Come si faceva quella tecnica? Tipo lo facevi col secchio. Io c'avevo il secchio di lava. E come? Te l'ho dato, cioè ce l'ho io adesso, però come si fa? Niente, no, devi avere tanti secchi d'acqua, tanti secchi di lava. Tipo mettevi l'acqua così, poi facevi quel pozzo d'acqua, pam. Ah, sì. Apriamoci un attimo, perché non mi sento tanto sicuro. Esatto, io già lo zombie. Strega. Ok, allora come si faceva? La prima roba. Dove lo facciamo? Facciamolo qua. Chi è? Hai visto? C'è il mostro. Sopra, da dove? Do. Sopra. Non ci interessa. Scappiamo nel nether. Mostri! Sarened, Ciccolucu, Bastard, vi salutiamo a nonna, un nonno, un zio, un bisnonno e ce ne andiamo a Pangolo! Pangolo! Allora, cazzo! È bello le scelte! Andiamo, non ti muovere troppo perché se spogliamo sopra la lava... English or Spanish, whatever first is gay. Baby, you got something in your nose. Sniffing that cat. Ok, possiamo farci. Aspetta, io devo ancora spawnare. Che bioma di m***a. Allora, io direi. Ok. Un po' di quarzo. Ma okay. Che figo, la prossima. Ok, usciamo. Di già?
Sì. Non ho fatto niente, manco un blocco di netherite. Non ci voglio. Ok, primo obiettivo fatto, il nether completato. A posto. Allora, il secondo qual era? Il secondo era il ciotto mostro. Ho già fatto. Terzo, dobbiamo andare a trovare un bioma donato dal coso. Ok. Ok, buco, luce. Diamante. Rame. Diamante arancione. Esci, via. Vinco io. Sì. Ecco la casa, è di qua. Basta. Avete rotto i coglioni. Ragazzi, no. Siamo risaliti. Non sono un mostro io. Questo bel crocetto in diamante. Visto che conoscevo già tutte le mod, eccetera, quindi ero più avvantaggiato. Tu non conosci quasi niente, abbiamo solo fatto un po' di prove. Esci fuori casa tu, bravo. E quindi questo corsaletto, io direi che se lo merita Teo, cioè io. La dichiarazione di ferro. Grazie, caro. E ti meriti. Dove cazzo è il ferro? Ah, ecco. Ti meriti anche un nuovo elmetto. Yeah. Grazie veramente. Ne avevo veramente bisogno. Dai, ti faccio anche un regalo, dai. Allora. Ok. E questo invece è perché è stato molto gentile con me. Grazie. Visto. Chi te li fa sti doni, eh? Subito li abbiamo già fatti. Quindi che ne dici se andiamo a esplorare? Però prima io direi di aspettare la notte, così almeno dormiamo. Andiamo di pieno giorno. No, non lo so. Non lo voglio sapere. Pesa. Allora, io sono il mercante. Facciamo ipotizzare che sono il mercante. Lei cosa mi può offrire? Fai aere, guarda lì. Guarda chi c'è di bella a sinistra. Alto forno, perché ho i materiali, lo prendo. Lo troviamo. Come ci sono molti? Villa c'è. C'era Robin fuori casa per questo. Robin. Oh, fatemi dormire. Dormi. Mannaggia, sei tu oppure... Oh, ma non mi fa dormire. Esci, bestia, animale. Vedi, non ti fa dormire. Perché fa così? Non è che c'è... Oh, sì, fa dormire. Ah, buongiorno. Qua? Guarda qua. Barrica. C'è la Rick. Barrica! Oddio. Ma mangia il petto di pasta. Ah boh, esci da casa, non c'è più. Mamma mia. Ma? È questa? Non c'è? Oh. Dai, è normale questo su Minecraft. Ma? Che cos'è? Aspetta. Stai dietro di me. Ho paura, eh. Posa il petto di pasta. Ok, lo poso. È qua. Vai tu davanti, che tu c'hai il video. Che? Che? Ah, Madonna Santa! Che? Ah, hai fatto il tempo. Piacere. Hai fatto nessun jumpscare. Piacere mio. Nessun. Basta. Ah, boh. L'ho trovata struttura. Allora, non c'ho di tornare a casa, quindi. No, basta. Andiamo a questa struttura, io direi. Oh. Facciamo un'altra. Finiamo questo episodio. Allora, fammi fare a me l'altro. Oh. Io, Teo, e il nostro piatto di pasta, direi che questa serie l'abbiamo fatta con successo. Trovate strutture, armature. Io ho il corsetto in diamante. Lui c'è il corsetto in ferro, ma quelli sono dettagli. Oh! Madonna! Cazzo! Oh! E ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi!